Casa Viola per me è stata un'esperienza inizialmente di servizio civile e poi è diventata un po' la mia seconda casa perché con gli anni, ormai sono 5 anni che frequento Casa Viola e è diventata insomma parte della mia vita, della mia quotidianità. Sicuramente è un luogo che io vivo come un luogo sicuro. E penso che Casa Viola sia uno strumento per dare una nuova opportunità alle donne che incontriamo. Sì, è una casa, la vivo come una casa, non mi sono sentita come una casa di accoglienza come me la immaginavo, mi sono sentita come una casa mia, sapevo che era una casa temporanea. Okay? E quindi era una casa, ma anche come un'istituzione, cioè serviva anche per fare un percorso. Prima di entrare là ero persa, cioè, era un casino disposta a risolverlo, però non so come. Okay? E lì sono stata aiutata e non sono rimasta da sola a risolvere quella cosa che era troppo grande per me. Dopo l'incontro con Eugenia sono sicuramente motivata perché comunque il suo percorso è stato un bel percorso, è stato faticoso, però alla fine appunto è stato un percorso che ha dato soddisfazione, ma oltre a soddisfazione insomma è un percorso che mi ha riempita. Nonostante è passato un anno appunto in un istituto, perché è una casa, un istituto, e lì ho trovato, cioè, anche se seguendo le regole e tutto, ho ritrovato la libertà, cioè la libertà che non avevo prima di controbattere quella persona, di prendere delle decisioni, nemmeno di lavorare avevo la libertà, quindi su tante cose, sì, adesso sto bene proprio, è uscito il sole.